Cosa uso per investire? Che cos'è DeGiro? E come funziona questo DeGiro? DeGiro è stata fondata nel 2008 e in soli 10 anni è diventata leader nel settore dei broker online in tutta Europa. Perché uso DeGiro? Come si usa DeGiro? Quanto costa usare DeGiro? Che cos'è e come funziona? Nel video di oggi farò una recensione e vi darò tutte le informazioni utili per utilizzare questo broker online. Ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti voi, in primis perché il canale sta crescendo tantissimo, io mi sto impegnando tantissimo per crearvi dei contenuti utili e apprezzo tantissimo quello che mi state scrivendo, i commenti, mi piace, sono veramente felice perché tutto il lavoro che è stato fatto qui sul canale sta iniziando ad avere risultati, ma è solo grazie a voi. Quindi volevo aprire questa piccola parentesi per ringraziarvi. Premetto col dirvi che questo video sarà molto ma molto dettagliato e alla fine del video troverete le mie opinioni a riguardo, quali sono i vantaggi che ho riscontrato nell'utilizzare questa piattaforma, quali sono i pro secondo la mia esperienza. Ma partiamo dal principio. Che cos'è DeGiro? DeGiro è un broker olandese con sede ad Amsterdam. Questa piattaforma consente di investire in tutto il mondo con tariffe e prezzi molto ma molto competitivi e su questa piattaforma avrai accesso a tutti i mercati del mondo. Ad oggi DeGiro conta più di 400.000 investitori nel mondo e permette di fare trading su azioni, CFD, warrant, obbligazioni del mercato europeo, opzioni del mercato globale, futures e fondi di investimento. DeGiro è sicuro? Domanda più importante di tutte, DeGiro è sicuro? Parto col dire che DeGiro ha ottenuto tantissimi premi proprio sulla sicurezza e questo fa da testimone sulla sua sicurezza. Ma analizziamo più a fondo quanto sia sicura questa piattaforma. DeGiro è regolamentato dall'autorità olandese dei mercati finanziari ed è supervisionato dalla banca centrale olandese. Inoltre è iscritto alla Consob. Tra l'altro, per preservare il patrimonio dei propri investitori, DeGiro utilizza un'entità di custodia separata e vi spiego a cosa serve. Qualora malauguratamente DeGiro dovesse fallire o dovesse succedere qualche altra cosa alla società, i tuoi soldi saranno protetti da questa entità separata e nessun creditore mai e poi mai potrà rifarsi sui soldi degli investitori. Quindi i tuoi soldi sono al sicuro. E questa è una nota positiva, strapositiva di questa piattaforma. Come funziona DeGiro? Iniziare ad investire su DeGiro è veramente semplice. Per iscriversi bastano 10 minuti. Questo per esempio è la schermata iniziale del sito DeGiro. Ti basta cliccare su apri un conto, il pulsante verde, e ti si aprirà una facciata dove inserirai la tua mail, un username con il tuo nome magari e una password. Una volta inseriti i tre dati, clicchi su apri conto. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la schermata iniziale del conto. Qui ci saranno i tuoi soldi, il portafoglio e il margine disponibile. Nel portafoglio troverai poi le azioni che acquisterai o i vari investimenti che farai. Nella barra di ricerca invece, dove puoi trovare le aziende, le società sulle quali vuoi investire, inserendo il nome o l'ISIN. In questo caso sto cercando Apple. Questo è il grafico dell'Apple e qui abbiamo il valore dell'azione. Ci basta cliccare su acquista e abbiamo la possibilità di fare l'acquisto e inoltrare l'ordine. Una volta acquistata l'azione la troveremo nel nostro portafoglio. Ma adesso vi mostro come inoltro un ordine. L'azienda in questione è la Amadeus IT Group, azienda che opera nel mercato dei viaggi e turistico. Clicco sul pulsante acquisto quando voglio inoltrare un ordine e viceversa clicco vendita. Anche qui, come potete notare, ho la possibilità di acquistare al limite o a mercato. Io scelgo limite e scrivo che voglio acquistare l'azione quando il prezzo sarà a 72, ora è a 74. Scrivo la quantità, 1, e inoltro l'ordine. Confermo e il gioco è fatto. Visiono l'ordine e possiamo notare che non è stato ancora processato perché verrà acquistato soltanto quando il prezzo sarà a 72. Tra l'altro, un'altra cosa che mi piace di DeGiro è che è la possibilità di utilizzare l'applicazione, che è sia per Apple che per Android, e puoi controllare i tuoi investimenti. L'app DeGiro funziona esattamente come se operassimo dal computer. Abbiamo accesso a tutte le informazioni del nostro account e possiamo vedere tutte le posizioni aperte, come il mercato, e le nostre posizioni che abbiamo aperto e abbiamo chiuso. Per quanto riguarda le tariffe, partono da una cifra minima di 50 centesimi e per quanto riguarda il deposito si può depositare da 0,01. Ma adesso andiamo alle mie opinioni. Cosa ne penso di DeGiro? A mio avviso è un'ottima piattaforma, semplice da utilizzare e da capire, con un'interfaccia veramente
semplice. Ti dà la possibilità di poter accedere a diversi mercati globali, il che non è una cosa da poco, tra cui i mercati più importanti come quello giapponese, Hong Kong, australiano, Stati Uniti, europeo, eccetera eccetera. Fino ad adesso non mi è mai, e vi dico mai, capitato di cercare una società, cercare un'azione e non averla mai trovata. Ho sempre ritrovato l'azione sulla quale volevo investire. Un altro pro che ho riscontrato è la sicurezza. Non è da poco avere la certificazione della Consob, avere una protezione da parte di una banca europea, è veramente, ma veramente sicuro. E un'altra nota strapositiva è la tutela assoluta del patrimonio dell'investitore. Infatti, come vi ho detto, c'è un'entità esterna a DEGIRO. Tra l'altro tengo a precisare che DEGIRO non è una banca. Adesso ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento casomai voleste iscrivervi a DEGIRO, ma prima di iniziare ad investire studiate, leggete e formatevi, perché investendo metterete a rischio i vostri soldi. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di DEGIRO, se usate un altro broker, se usate questo o qualche altra domanda al riguardo, scrivetemela nei commenti o scrivetemi su Instagram, rispondo sempre. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!